Ciao a tutti, domani martedì 22 settembre alle ore 18, mercoledì scusatemi, domani mercoledì 22 settembre del 2021 alle ore 18 al Libero Liberati scenderanno in campo Ternana e Parma, due grandi squadre della Serie B, due grandi squadre di categoria. Soprattutto il Parma, la Ternana affronterà questa grande squadra. E siamo alla vigilia di questo match. Il tecnico della Ternana, Lucarelli, ha scelto di non fare conferenza stampa, di mantenere il silenzio stampa e di parlare solo dopo la partita per mantenere alta la concentrazione per i ragazzi, visto che domani è un'altra partita delicata, un'altra partita importante contro un avversario onestamente, oggettivamente non impossibile, ma comunque difficile. Quindi ci sarà da soffrire domani a Liberati per cercare di portare via più punti possibili contro una squadra davvero tosta. Certo, come dice il mister più volte, come si dice anche a Terni, il calendario è stato un po' negativo per la Ternana, perché ha giocato finora contro squadre difficili. Domani con il Parma, poi arriverà la SPAL e poi arriverà la Cremonese, che è comunque una squadra in forma, quindi partite difficili. Parma, che viene dalla sconfitta appunto con la Cremonese, non giocherà Vasquez per il cartellino rosso preso con la Cremonese appunto, e non ce la dovrebbe fare Schiattarella, quindi questi sono, diciamo, alcuni degli indisponibili del Parma, ma che comunque gode di una rosa vastissima e fortissima a partire dal portiere Buffon. Allora, quindi questa è un po' la partita che si sbloccherà su episodi, su azione, dipende, ma sarà una partita tirata e sofferta. La Ternana deve essere brava a rimanere a galla il più possibile e, se può, cercare di fare il gol il prima possibile e di segnare le prime occasioni, quelle che capitano. Vedremo cosa succederà sul terreno del Liberati. Intanto la Ternana piange, oggi piange il 21 settembre Agarini, che è stato uno storico presidente della Ternana Calcio e che ha guidato le fere da presidente. E purtroppo è scomparso Agarini, al quale vanno le condoglianze alla famiglia Agarini appunto per la perdita del presidente Luigi Agarini. E questo, diciamo, un po' un gesto doveroso. Poi per quanto riguarda la Ternana, insomma, adesso si aspetta il Parma per poi avere sempre a Liberati la SPAL. Sono stati diffusi gli orari delle partite successive, nelle prossime partite, qualche partita di lunedì, una alle 2 alle 3, una alle 8 e mezzo, tanta alle 2, tanta alle 8 e mezzo, qualcuna in serale. Insomma, un calendario con orari diversi da quelli che eravamo abituati a vedere diversi anni fa. Per esempio, io gli anni della Ternana in B con Longarini fino all'ultimo anno, ma anche il primo anno di Bandecchi, la Ternana giocava di sabato alle 3, adesso cosa mai vista, la Serie B gioca spesso alle 14, quindi insomma è una novità di questa nuova stagione. Comunque, al di là di questo, non ci resta altro che aspettare le ultime ore e goderci domani alle ore 18 Ternana Parma a Liberati.